Abbiamo visto che ci sono tre realtà che presentano, insomma, questo tipo di incidenza a livello di distretto e sono l'Alta Padovana, dove già avevamo individuato quattro scuole. Poi abbiamo il distretto di Asolo e poi abbiamo anche il Veneto orientale. Sono questi i tre territori nei quali scatterà la chiusura delle scuole dalla seconda media compresa, con l'attivazione quindi della didattica a distanza al 100%, misura che segue la curva del contagio e i nuovi limiti fissati dall'ultimo DPCM che dà la possibilità di intervenire nel caso si superino i 250 casi di positività ogni 100.000 abitanti. Nell'Alta Padovana sono 272, ad Asolo 268, nel Veneto orientale ben 302, da qui la stretta che potrebbe entrare in vigore già da giovedì. Daremo il tempo, adesso ne parleremo anche con l'ufficio scolastico regionale, di 24-48 ore perché poi parta questo tipo di provvedimento. Più in generale, la regione si sta dando un nuovo metodo localizzato e mirato con l'obiettivo di scongiurare un lockdown totale del mondo della scuola. Vogliamo appunto agire in maniera estremamente puntuale, osservando giorno per giorno come evolve questo percorso, e proprio perché è una cosa che va osservata giorno per giorno, non può essere sostenuta da un provvedimento generale, ma è proprio mirato e deve essere seguito dall'azienda ULSS di riferimento. Questo significa che, come già succede nell'eventualità di un cluster, ovvero due o più contagi collegati, potrà essere chiusa una classe o un istituto, indipendentemente dall'incidenza del contagio nella zona. Il principio di ogni misura è evitare incontrollati effetti domino. Rallentando quella che è la presenza e la mobilità che la scuola comporta, il tentativo e l'obiettivo è quello di rallentare la circolazione del virus nella comunità. Di fronte a una curva in evoluzione, è lo stesso Zai a garantire una linea minima, blindando la scuola in presenza per la fascia tra gli 0 e i 6 anni e la stessa scuola primaria, linea condivisa dall'ufficio scolastico regionale. Diciamo che dagli 11-12 anni in su i ragazzini sono già un po' più autonomi anche per poter seguire la didattica a distanza, e anche i genitori sono meno afflitti anche dal problema della vigilanza, quindi babysitter o altre soluzioni che nonni e così via.